Ciao da Alex Onofri, in questo video parleremo di come imbastire una conversazione o anche dei monologhi quando non sai assolutamente cosa dire o non sai assolutamente di cosa parlare. Ok? Come evitare quei silenzi imbarazzanti, come risultare anche affabile, loquace, piacevole, disinibito, come, cioè maschi, femmine, insomma, come persona. Allora, la tecnica è molto semplice, non è neanche proprio una tecnica, ma è diciamo così, un sistema di produttività e di organizzazione. Allora, semplicemente devi prepararti dei discorsi, ok? Nel senso, che significa questo? Dici dove sta la novità in questa cosa che ci stai dicendo? La novità sta in questo, che poche persone, quando non sanno cosa dire, iniziano ad utilizzare un argomento che si sono già preparati prima a casa, come possono fare i venditori o che ne so, alcuni seduttori, alcuni speaker, public speakers e roba simile. Allora, praticamente cosa devi fare? Devi partire con tre argomenti e domandarti, allora, la prossima volta che non saprò cosa dire, di cosa parlerò? E dovrà risponderti trovando tre filoni, tre argomenti. Un argomento potrebbe essere anche qualcosa di stupido, di banale, tipo il tempo, il fatto che c'è la crisi, il fatto del lavoro, il fatto della politica che è corrotta, queste cose qua. L'obiettivo non è parlare e fare chissà che, ma parlare e basta. Ok, intanto stai parlando, intanto stai muovendo e tirando fuori parole e già questo evita imbarazzi, eccetera. Poi certo saranno argomenti tipo non ci sono più le mezze stagioni, la gente non sa più che fare, non esce più, sta sempre in internet, ok, queste cose qua. Però intanto stai parlando, tanto gli altri parlano comunque di queste cose e allora utilizzale anche se non creerai questa grande attrazione o chissà cosa nell'interlocutore, nell'altra persona, però intanto avrai appagato l'esigenza di parlare, di risolvere questo, diciamo, problema del non saper cosa dire. Quindi preparati anche delle cose banali all'inizio, poi mano a mano, e questa è la cosa successiva, inserisci degli argomenti che sai che funzionano. Quindi ad esempio potresti parlare del fatto che non so, hai un amico che sta scegliendo se prendere, ci sta decidendo se prendere un cane o un gatto, e te la faccio in modo diretto, ti faccio l'esempio, dici, ah, sai, c'ho un amico, così dal nulla, quando inizia il silenzio, dici, sai, c'ho un amico che mi ha chiamato ieri, mi ha chiesto una cosa strana, così magari mi dai un consiglio anche tu, mi ha chiesto un consiglio sul fatto se prendere un cane o un gatto, e io gli ho detto che ne so io, il cane o un gatto. Dice sì, perché il gatto non viene a spasso con te, non ti fa le coccole, queste cose qua, è un po' freddo, però diciamo indipendente, sta in casa, devi pulirlo di meno, non devi portarlo fuori sempre, eccetera. Invece il cane è più coccoloso, è più intelligente, eccetera, eccetera, però capito, devi portarlo sempre fuori, abbaia, fa casino, mordicchia, tutte queste cose qua. E io ho detto, boh, non lo so, alla fine fatti un mini cane che è una specie di gatto, però è anche un cane così, capito? Tu che consiglio avresti dato? Ecco, intanto hai parlato un minuto o due, capito? Potresti utilizzare questa cosa ogni volta che non hai più parole da tirar fuori. Poi potresti tirar fuori altre cose, potresti vedere argomenti di cui parla qualcuno anche per caso, quando sei in treno o in giro e senti un discorso di cui parla uno sconosciuto, dici, ah, questo è un bel discorso, me lo segno in un foglio mentalmente e poi lo utilizzo ogni qualvolta ne ho bisogno. E così piano piano avrai un arsenale di cose di cui parlare senza dover essere per forza loquace, disinibito, eccetera, eccetera, ma riuscirai a parlare perché? È perché ti sei preparato questi discorsi e già li hai, diciamo così, eseguiti varie volte e potrai arrivare a 20-30 argomenti e quindi potrai arrivare a parlare per 3 ore senza mai fermarti, senza nessun tipo di sforzo, senza nessun tipo di, diciamo così, esercizio mentale, perché semplicemente tu già conosci questi argomenti, saprai parlare di un gatto e di un cane e così non dovrai neanche più parlare del fatto che non ci sono più le mezze stagioni, eccetera, eccetera. Cosa che però per iniziare puoi iniziare, cioè sì, cosa che per cominciare puoi iniziare a fare, dato che magari ancora non hai degli argomenti un pochino più solidi. Ecco, con questo video
spero di averti ridotto questo problema, quindi aver risolto almeno in parte questa tua esigenza di riuscire a parlare di qualcosa per non far cadere mai le discussioni, quindi non essere più timido, la persona un pochino più isolata che parla poco, eccetera, eccetera. In questo modo potrai parlare per ore, piano piano, minuto per minuto, e man mano che eserciterai e metterai in lista tutte queste cose che poi dovrai ricordarti, ovviamente, questa lista. E quindi spero di esserti stato d'aiuto. Fammi sapere come va. Magari fammi sapere, scrivetemi nei commenti o qua sotto nei siti o contattatemi facendomi sapere quali sono questi argomenti, così magari poi li utilizzo anche io. E per questo video è tutto. Vi mando un abbraccio e a presto da Alex Onofri. Prima di proseguire, vorrei comunicarti che mi sarebbe utile il tuo aiuto per offrirti contenuti migliori. In questo modo avrai un guadagno anche tu, l'unione fa la forza. Quindi, se il video ti piace, puoi comunicarmelo cliccando su mi piace e commentare qui sotto con domande, consigli o altro a tuo piacere. Puoi condividere il video per farlo arrivare a chi ne ha bisogno e iscriverti al mio canale. Grazie della visione e ci troviamo nei prossimi video o di persona se ti va di iscrivermi.